volta che il fango entra nei libri non si possono più vendere. Danilo Virdis è il padrone di una casa editrice, La Città Nuova, che ha sede in questo palazzo appena ristrutturato in via Pieve Torina, nella Tiburtina Valley, il polmone industriale e produttivo di Roma. Il signor Virdis è anche il presidente dell'associazione che riunisce una novantina di proprietari di aziende danneggiate dall'alluvione che a metà dicembre ha messo in ginocchio la capitale. Questi sono i libri che l'editrice Città Nuova ha dovuto togliere dal suo magazzino perché hanno subito l'allagamento, 50 cm di fango. Sono bancali e bancali di merce che dovremo in qualche modo ristampare o rinunciarci. Insomma. Ci sono testi religiosi e non, riviste, CD, DVD, addirittura le Bibbie sono rimaste vittime dell'acqua. Ora tutto è accatastato al centro del cortile in attesa che venga il perito a valutare l'entità del danno. In questa zona, sorta abusivamente nel dopoguerra, non ci sono impianti fognari a norma e anche due gocce di pioggia lasciano pozzanghere per una settimana. L'11 dicembre, dopo una settimana di piogge fitte, il fosso di Pratolungo, non riuscendo più ad immettere l'acqua nell'Aniene, è esondato, allagando completamente tutta l'area industriale fra via Anticoli Corrado, via Pieve Torina, via Scortica Bove, via di Torcervara, via Tivoli, via di Vannina. Tutto ricoperto di fango. L'acqua ha sommerso le strade, le aziende sono state evacuate provocando il blocco produttivo di tutta la zona, oltre a danneggiamenti strutturali e al deterioramento della merce e degli impianti elettrici. Le stime sono ancora provvisorie, quelle definitive che serviranno anche a quantificare il risarcimento verranno date dai periti. In base a quello che diranno verranno assegnati i soldi del governo, ma ciascuno dei proprietari delle aziende non potrà ricevere più di 200.000 euro, a fronte di danni di entità ben maggiore. A distanza di un mese e mezzo c'è ancora chi cerca di recuperare le automobili riemerse dalle acque e chi prova a salvare il salvabile. Questa azienda che cos'è? È un'azienda di tubi e raccordi alta pressione, tutto materiale metallico, acciaio e gomma. E i danni quali sono stati? Circa, abbiamo stimato oltre 200.000 euro. Quante persone lavorano qui? 6 persone. E nel frattempo stanno continuando a venire al lavoro, sono a casa, che fanno? Stanno venendo a lavoro, ci stanno dando la mano a recuperare un pochino di materiale, a ripulire un po' tutta la fanghiglia e poi ecco, basta vedere la situazione come siamo ancora. Faccia vedere. La maggior parte, ecco, ancora il materiale l'abbiamo qui da fuori, ancora in tutte queste condizioni qui, e parecchio ancora sta anche dentro, già un po' risistemato, un pochino di materiale ho rimandato a ripulire, a risistemare. Quando si prevede che potrete ritornare a regime? Io penso ci vorrà ancora un'altra mesata buona. Come erano da tutti così, tutto il regime in questo modo. Ecco. La situazione era tutti d'accordo in questo modo, ancora da mandare a calvanizzare e poi ritorneranno belli puliti così. Ecco, ritorneranno puliti, zingati in questo sistema. Questa è l'ultima parte che abbiamo pulito, ecco, stamattina, abbiamo levato l'acqua e la fanghiglia. L'unico reparto che era rimasto ancora disastrato com'era, ancora si vede l'umidità addosso ai muri, è il segno dell'acqua quando era. Ecco, l'acqua era arrivata a questo punto qui, a questo livello qui, circa un metro. Fatture clienti, fatture fornitori. Queste che vedete per terra sono delle limette, a portarle in mezzo alla strada è stata la corrente. Provengono dai magazzini di questo negozio di import-export che commercia prodotti di estetica e ricostruzione unghie. Gli occhi cadono su due ragazze chine a lavare degli oggetti con l'acqua corrente. Sono i beauty case, ci spiega David, il figlio del proprietario, e li stanno ripulendo uno per uno con degli spazzolini perché il fango è entrato ovunque e si cerca così di farli tornare come nuovi per non dover buttare via tutto. Il negozio è tornato quasi come prima, a parte l'odore di muffa. Fuori però stazionano cumuli di oggetti. Allora, questi macchinari qua sono delle lampade per far asciugare il gel che noi usiamo per la ricostruzione delle unghie. Sono tutti macchinari elettronici, quindi sono tutti ovviamente da buttare. E non ne possiamo fare più un utilizzo, però siccome stiamo aspettando la perizia, non possiamo buttare niente. E noi abbiamo fatto una stima dei danni e sono più o meno sui 2 milioni di euro. Tra prodotti e insomma diciamo la struttura. I danni maggiori l'acqua li ha fatti nel magazzino. Diciamo qua, questa era la zona dove mettevamo tutti gli ordini che partivano per i clienti e al momento dell'alluvione avevamo circa un centinaio di ordini che dovevano partire e non sono più partiti.
Quindi la situazione, eccola, diciamo, tutto buttato, e questi sono che stiamo aspettando per la perizia, sono tutti i prodotti accatastati, queste le scatole infangate, quindi non c'è nemmeno più la possibilità di ripulirle. Questo è il trattamento permanente, vede, ancora l'acqua esce. In questa azienda lavorano 25 persone, tutte regolarmente con contratto, e non avendo la possibilità di spedire gli ordini come spedivamo prima, stiamo arrivando a livello che non c'è la possibilità di licenziamenti, e a noi ci dispiace, perché questa è un'azienda che è un'azienda familiare, siamo una piccola azienda, però a noi dispiace mandare via ogni singola persona. Arriviamo anche qua, a questo livello qui più o meno, sì, non immagina, io infatti ho detto era meglio un incendio, guarda, lo sa perché era meglio un incendio? Perché almeno c'era la copertura assicurativa, cosa che noi non abbiamo contro la calamità naturale. Non è andata meglio a Maurizio Cortegiano, proprietario dell'azienda Il Magazzino della Ceramica, in questi giorni chiuso per ristrutturazione causa allagamento, si legge sulla facciata principale. 1000 metri cubi di mostra distrutta, oltre 600.000 euro di danni. Docce, lavandini, tazze, vasche da bagno, vasche ad idromassaggio, tutto ricoperto di fango. Sanitari divelti e rovesciati, trascinati dalla corrente. Esattamente dove ha stagnato per 8 giorni l'acqua. Io personalmente dall'11 sono rientrato nel negozio il 19 di dicembre. Quindi sono stati 8 giorni, 7 giorni immersa nell'acqua. E la mia sala mostra è fatta anche di strutture in legno, quindi non penso che salverò nulla. I pompieri, vigili del fuoco e protezione civile hanno levato l'acqua con idrovore, ma non ne conto quante ne sono venute. Il legno è mangiato dalla muffa. Computer, tastiere, stampanti, documenti, tutto inutilizzabile, tutto da buttare. Cosa è stato fatto per queste aziende che stanno vivendo una crisi nella crisi? Il sindaco di Roma Alemanno ha rinviato i pagamenti dell'ICI e delle tasse su rifiuti e pubblicità, oltre ad aver stanziato un fondo di emergenza di 2 milioni di euro al quale si spera facciano seguito quelli di provincia e regione. Il polmone industriale di Roma impiega oltre 1.100 persone, la maggior parte delle quali ora non sta lavorando oppure sta lavorando non per produrre ma per ripulire l'azienda dal fango. Per questo, quello che chiede l'Associazione Nuova Tiburtina è l'istituzione di una cassa integrazione retroattiva per i dipendenti, ma soprattutto la messa in sicurezza di quest'area ad alto rischio idrogeologico. Perché il problema potrebbe essere semplicemente una bella manutenzione tra Lungo e Casal Monastero, anziché ingoiare 100 metri cubi l'ora, ne ingoia 130 tutti i giorni, e quei 30 noi li screghiamo da quell'invaso, forse quell'invaso quando viene l'ondata è vuoto e si potrebbe riempire, non succede. Nel piano stralcio antiemergenza sono già stati approvati interventi strutturali per circa 200 milioni di euro per mettere in sicurezza il tratto urbano del Tevere e dell'Aniene, perché quello che è successo è stato anche conseguenza della cattiva manutenzione degli argini dei canali. Questo è il fosso di Pratolungo, quello che è inondato invadendo tutta la zona, ma quello che vedete è il risultato di una settimana di pulizie da parte del comune, che è intervenuto dopo l'esondazione sradicando piante ed alberi che spezzandosi ostruivano le strette. Ma non è la prima volta che in questa zona accade una cosa simile e i cittadini hanno paura. Purtroppo questo è un problema per tutti noi, perché dopo quello che è successo abbiamo tutti quanti i giorni quando piove l'angoscia che questo si può ripetere oggi, domani, dopo tra un mese. Quindi il problema fondamentale è che noi siamo stati sempre pronti a rimettere energie nelle proprie aziende, siamo pronti ancora, però finché non viene risolto in maniera definitiva quello che è la messa in sicurezza di questo tratto, il problema rimarrà sempre.